Ragazzi, oggi realizziamo insieme la banana powder, la cipria di cui vi parlai nel video sul contouring, quindi se volete vedere come funziona andate a vedere quel video, ve lo lascio nel link nel box informazioni, ed è una cipria correttiva giallina che viene utilizzata dai più grandi makeup artist per le attrici per correggere ancora di più il viso andando a illuminare le zone del contouring. Ci occorreranno pochissimi ingredienti di facilissima reperibilità, innanzitutto l'amido di mais o anche l'amido di riso che trovate al supermercato, quindi è davvero un ingrediente reperibilissimo, e eventualmente potete realizzare la ricetta anche soltanto con amido di mais e ossido giallo, perché comunque con questa cipria noi non dobbiamo andare a coprire troppo ma soltanto andare a illuminare e a correggere. Però lo stesso io consiglio anche l'utilizzo del diossido di titanio o biossido di titanio, è la stessa cosa, che darà quel minimo di scrivenza in più che comunque in un trucco correttivo serve, però non è indispensabile. Eccolo qua il nostro biossido di titanio. Sicuramente tutti voi che fate il fondotinta minerale in casa lo avrete già, quindi anche questo è un ingrediente reperibile. E poi utilizzo anche il dry flow, che darà quell'effetto ancora più setoso, anche se non è indispensabile, però con questo viene veramente bene. E infine il nostro colore, ossia l'ossido giallo, che una volta schiarito con tutte queste polveri di base andrà a dare quel colore identico alla cipria originale. E poi utilizziamo anche l'olio di jojoba e una profumazione. Versate in un mortaio tutti i vostri ingredienti, mi raccomando copritevi naso e bocca prima di mescolare, e innanzitutto mescolate le polveri con un cucchiaio per amalgamarle meglio, dopodiché andate a pestare bene con il mortaio. Ci vorrà un po' di tempo, ma non vi preoccupate perché sono polveri che si mescolano benissimo insieme, e poi c'è soltanto un colore che è l'ossido giallo, quindi voi pestate per bene. Quando cominciate a vedere che non ci sono più striature potete smettere, però come vedete ancora qui ce ne sono e quindi io devo continuare a schiacciare. Se avete la pelle più scura metterete 0,3 g di ossido giallo, altrimenti come vi ho scritto nella ricetta 0,2. Io ne sto mettendo 0,3 perché andiamo incontro all'estate, quindi è più utile avere una cipria di un giallo un po' più scuro. Come vedete è un colore che è identico a quello originale. Quella cipria, se non sbaglio, costa 10 dollari la confezione piccola da 10 grammi se non erro, comunque è semplicissima da realizzare, forse in Italia non la vendono nemmeno, quindi fatevela in casa, è lo stesso identico risultato. E quindi adesso che la nostra cipria è perfettamente amalgamata, continuate a controllare se ci sono grumi, eventualmente schiacciate ancora col mortaio, e andiamo a mettere l'olio di jojoba ogni 5 gocce, non mettetelo tutto in una volta se no vi si impasta tutto. Prima cogliete le polveri di lato col cucchiaio e poi pestate con il mortaio. Utilizziamo l'olio di jojoba perché, dato che la cipria è molto disseccante, in questo modo eviteremo che la pelle si possa crepare, quindi andiamo pure a renderla ancora più preziosa rispetto all'originale. Continuiamo a mettere l'olio e poi facciamo lo stesso anche con la profumazione. Che abbiamo amalgamato bene il tutto, aggiungiamo la profumazione. Io ho scelto la profumazione Monoi di Mask Shop, che ha un odore molto esotico, tropicale, mi piace tanto, però potete mettere anche un aroma per dolci. Vi sconsiglio profumazioni anche aromi all'arancia o al limone perché comunque sono fotosensibilizzanti e sul viso ve li sconsiglio, eventualmente non mettete nulla, o comunque va bene qualunque altra profumazione, specialmente se ipoallergenica. Ed ecco, poi confezionate la vostra cipria in una di queste confezioni jar con i fori e come vedete si applica benissimo ed è super liscia grazie a tutto l'amido che abbiamo messo e copre leggermente lasciando un effetto giallino correttivo. Quindi
È una cipria semplicissima da realizzare. Vi ricordo che se volete vedere l'applicazione vi lascio il link nel box informazioni per vedere come si utilizza. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Un bacione e alla prossima. Ciao!